Grazie mille. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Cercherò anch'io come i colleghi di stare nei tempi. Vi chiedo quindi ancora un attimo di pazienza e mi permetto di dire che probabilmente troverete il mio intervento un po' diverso rispetto a quello che avete visto finora, rispetto a quello che siete abituati in questi convegni, in queste giornate formative. Noi, l'ha citata poco fa, siamo un'azienda bresciana, RBM si chiama l'azienda, abbiamo più di 70 anni di vita e in questi 70 anni di formazione tecnico-professionale ne abbiamo fatta veramente tanta. Oggi portiamo con un nuovo brand, un nuovo in realtà che ormai ha già qualche anno di vita, che è appunto World Welding, un concetto che vuole andare un po' oltre. Già il nome stesso che abbiamo dato al nostro brand, More, significa che stiamo cercando di fare qualcosa di più. Di fare qualcosa di più rispetto che progettare e portare sul mercato soluzioni e tecnologia. Innanzitutto mi permetto di iniziare da una provocazione. Voi tutti siete progettisti, professionisti e operate e lavorate in un settore che negli ultimi 10 anni, addirittura 15 anni, ha avuto un'enorme spinta verso concetti forti come quelli dell'incentivazione energetica, dell'efficientamento, della coibentazione degli edifici, del risparmio, della tecnologia impiantistica sempre volta verso il futuro. Tutti concetti giustissimi, tutti concetti che la nostra azienda ha fatto propri. Stiamo addirittura percorrendo un percorso verso la certificazione B Corp proprio per l'ecosostenibilità, quindi sono concetti per noi fondamentali, però ahimè tutto questo ci ha fatto sempre di più dimenticare che tutto quanto viene fatto sempre per un cliente e a volte il risultato non è quello che il cliente si aspettava. E il cliente fondamentalmente poi è quello che deve beneficiare di tutto quello che noi facciamo, noi aziende produttrici, voi progettisti e professionisti. E quindi il ragionamento che abbiamo fatto è: tutto quello che abbiamo fatto finora non basta, bisogna fare qualcosa di più. Avrò 3 video che vi faccio vedere durante il mio intervento. Parto dal primo, che è un pochino un racconto di quello che è successo effettivamente dal punto di vista della climatizzazione dell'impiantistica negli ultimi 20 anni. L'evoluzione ci ha portato verso soluzioni sempre più esteticamente integrate. Avete visto, piano piano, nel corso degli anni, abbiamo visto scomparire tutta una serie di oggetti fino alla perfetta, totale integrazione estetica che, dal punto di vista dell'architetto, del progettista, è il non plus ultra, concedetemi la frase, ma che non è detto che poi porti effettivamente sempre quelli che sono i benefici. Quindi importante l'estetica, per noi lo è, uno dei nostri slogan è progettare l'invisibile, ma fondamentale è avere sempre bene in mente quella che è la mission, quella che è l'ambizione a cui bisogna sempre tendere. Noi l'abbiamo proprio fatta il nostro slogan primario, migliorare la vita delle persone. Tutti quegli ambienti che avete visto evolversi all'interno del video sono ambienti che dovranno ospitare degli esseri umani, che sia una casa dove vivere, che sia un ufficio dove lavorare, che sia una camera d'albergo dove andare in vacanza, sono ambienti indoor dove l'obiettivo è ospitare e fare stare bene, in qualche modo, l'essere umano. E questo è un concetto forte che non dobbiamo mai dimenticarci. Noi l'abbiamo fatto nostro e l'abbiamo riportato in un secondo video, che racconta cosa vuol dire in un ambiente indoor, dal nostro punto di vista, fare stare bene l'essere umano. Mo pensa e realizza soluzioni personalizzate ed efficienti per il benessere climatico, come quello che hai scelto Beatrice.
A Beatrice piace stare in un ambiente fresco e silenzioso. Dice che riesce a concentrarsi meglio. E il suo lavoro diventa molto più piacevole. Ah, ho finito! L'accappatoio! Che sia estate o inverno, a Lorenzo piace il tepore del suo bagno. Ma noi sappiamo che non è solo l'acqua a dover essere calda. Sono arrivata! Sofia è il bomber della famiglia. Ma sia che vinca o che perda, dopo la partita, le piace abbandonarsi sul divano per ricaricare le energie. Filippo la mattina beve sempre un caffè per svegliarsi. Lo gusta a piccoli sorsi, affacciato alla finestra, guardando l'invisibile e ascoltando il silenzio. Non ve lo faccio vedere, mancava giusto la conclusione la dico io, c'era soltanto una frase, quindi di lì a poco sarebbe comparso il nostro logo e avrebbe letto questa frase: una scelta per la casa che migliora la vita, una scelta per la vita che migliora la casa. Questa è la frase conclusiva del nostro video. Ecco, quello che abbiamo cercato di raccontare in quel video sono alcuni concetti per noi fondamentali. Il primo è che per far star bene le persone dobbiamo trattare gli ambienti indoor ispirandoci a quelli che sono gli ambienti outdoor. Le giornate piacevoli in outdoor, non come quella di oggi, ma quelle classiche giornate dove c'è una temperatura né troppo alta né troppo bassa, un giusto livello di umidità relativa dell'aria, quindi nella giornata afosa estiva, nella giornata troppo secca invernale, e una leggera brezza, non una giornata ventosa, quindi con del fastidio a livello di tatto e a livello anche di rumore. Ecco, queste sono le situazioni climatiche in cui in natura stiamo bene. La stessa cosa noi cerchiamo di replicare all'interno degli ambienti indoor. Quindi, primo concetto forte, non è sufficiente scaldare l'inverno a raffrescare l'estate. Questo non è benessere climatico, questo è, scusatemi, fare il compitino. Cioè, rispettare dei parametri, rispettare l'ex del G10, dare dei watt termici in inverno, dei watt termici in estate, il mio edificio è certificato, sono tranquillo. Io progettista, io costruttore, io azienda, sì lo sono, il mio cliente un po' meno, perché questo non è benessere. Benessere non può prescindere dal controllo congiunto di temperatura, umidità e qualità dell'aria. Questi sono i tre indicatori. E secondo concetto molto forte, come faccio a raggiungere i valori corretti di temperatura, umidità e qualità dell'aria? Lo posso fare con tante tecnologie diverse. Oggi il mercato è pieno di tecnologie, oggi me ne stanno raccontando una dietro l'altra, non vorrei essere nei nostri panni. Bisogna saper scegliere la tecnologia giusta, perché se per generare benessere lo faccio con oggetti invasivi a livello architettonico, l'architetto non è contento. Se sono oggetti rumorosi, il cliente non li utilizzerà, li spegnerà perché gli danno fastidio. Se sono oggetti dispersivi, cioè che mi abbassano l'efficienza del volto, non vanno bene, perché certifico un edificio e poi butto via l'energia perché devo inserire degli impianti. Sono tutti concetti molto importanti. In sintesi, quello che noi portiamo con More sul mercato è un concetto molto semplice: rimettere l'uomo al centro, pensare chi è il cliente, qual è la destinazione d'uso dell'edificio, dell'involucro che sto progettando, quali sono le sue necessità e di conseguenza, non solo a livello architettonico ma anche a livello impiantistico, creare una casa su misura, come diciamo noi, un abito su misura. Non esistono due case diverse nemmeno se abitate dalla stessa persona, ciascuno di voi lo saprà benissimo. Anche lo stesso cliente, se viene da voi per un secondo progetto, difficilmente avrà le esigenze del primo. A, perché magari la location non è la stessa; B, perché la destinazione d'uso potrebbe non essere la stessa, un conto una casa dove abito tutto l'anno, un conto una casa di vacanza, un conto una casa magari di vita, non solo casa ma anche ufficio, perché oggi sta succedendo sempre più spesso lo smart working, e quindi
il concetto di avere un edificio che possa essere sia abitazione che spazio di lavoro. Sono tutti concetti molto forti e l'unica possibilità che abbiamo per poterlo gestire, per essere anche adattabili nel tempo all'evoluzione che faranno i clienti all'interno di questi spazi, è quella di andare a sfruttare le tecnologie nel modo meno invasivo possibile, quindi senza dover ogni volta mettere mano a quello che è l'architettonico, e l'altra modalità è quella di studiare tutto a progetto, perché se quando facciamo un progetto ci dimentichiamo che dovremmo far passare dei tubi, dei pannelli, dei cavi, degli impianti, saranno gli impianti a doversi adattare al progetto. E questa cosa è praticamente impossibile, quindi vorrebbe dire mettere mano al progetto. Lavorare in fase progettuale architettonica su tutti i passaggi, su tutta l'integrazione totale dei nostri sistemi all'interno dell'involucro diventa fondamentale per raggiungere il risultato. Il video che avete visto poco fa racconta una casa abitata con all'interno del benessere. Abbiamo parlato, avete visto, di temperatura, di silenzio, abbiamo parlato di livello di umidità, di silenziosità, di invisibilità, e infatti nel video che avete visto non avete notato nulla di tutti questi disegni che io ho inserito adesso all'interno di questa slide, perché sono tutti sistemi totalmente sotto traccia. Come abbiamo fatto a realizzare quella casa che abbiamo utilizzato per girare il video? Ve lo svelo con un ultimo video in cui vi faccio rivedere lo stesso di prima, svelandovi, scoprendo come abbiamo fatto a realizzare quella casa. More pensa e realizza soluzioni personalizzate ed efficienti per il benessere climatico, come quello che ha scelto Beatrice. A Beatrice piace stare in un ambiente fresco. Abbiamo progettato il suo studio con la soluzione More FTA, un sistema di climatizzazione radiante efficiente a basso spessore e alta velocità di reazione. Papà, ho finito! L'accappatoio! Che sia estate o inverno, a Lorenzo piace il tepore del suo bagno. Per questo è stato progettato con l'integrazione di More Pad, sistema di riscaldamento radiante elettrico a basso spessore e flessibile, installato nel box doccia e come termoarredo invisibile. La bomba Sofia rientra a casa lasciando sempre la porta d'ingresso spalancata. Nessun problema, la soluzione Mordea regima rapidamente temperatura e umidità. Poi si abbandona sul divano, mentre il sistema MoreBelt raffresca ed umidifica naturalmente, e MoreVMC mantiene costantemente il livello di CO2 ottimale, in silenzio. Filippo la mattina beve sempre un caffè per svegliarsi, al resto pensa a MoreSet, il sistema di regolazione e controllo del well-being. Tutto è connesso, tutto è controllabile, tutto è integrato. Attraverso il controllo di temperatura, umidità e qualità dell'aria, Moore si prende cura della tua salute e di quella della tua casa, grazie a soluzioni che minimizzano i rumori e in assenza di correnti d'aria. Non mi piacciono i video sopra un minuto e mezzo. E fortunatamente anche questo era quasi finito, quindi mancava soltanto lo slogan finale, che è un po' meno incisivo del primo, era appena marchettata, e quindi ve lo risparmio. Anche il marketing delle aziende vuole la propria parte. Vado verso la conclusione, visto che siamo in procinto di berci tutti un bel caffè. Quello su cui lavoriamo noi è un approccio unico oggi nel nostro settore, che è un approccio di una soluzione su misura e chiave in mano per il benessere climatico. Avete visto, si parla di sistemi climatici, termici, igrometrici, di qualità dell'aria, e anche di un'intelligenza, di una regolazione climatica, di un'elettronica che mi permette di coordinare tutto quanto grazie a un unico interlocutore. Quindi non ci troviamo in cantiere con l'idraulico che litiga con l'elettricista, che la colpa è della macchina, la colpa è del tubo, la colpa è della sonda montata nella serie civile. Un unico interlocutore con dei tecnici dedicati al cantiere e soprattutto con un collaudo, una programmazione sempre a carico dell'azienda, quindi l'azienda che commercializza è anche la stessa che si affianca ai tecnici di cantiere per andare a programmare, a collaudare la soluzione finita.
e un servizio di post vendita sempre più fondamentale, un'assistenza diretta per l'interlocutore. La nostra applicazione che avete visto nel video diventa anche il link diretto tra il cliente finale e l'azienda, perché tramite l'applicazione il cliente può chiedere assistenza se ne avesse bisogno. Ho la casa che non arriva alla temperatura che vorrei, non fa abbastanza caldo, non fa abbastanza freddo. Ecco, il cliente tramite l'applicazione può richiedere assistenza e i nostri tecnici da Brescia, dove abbiamo il quartier generale, possono collegarsi da remoto a ciascun impianto, vedere la diagnostica. I nostri sistemi sono tutti collegati a cloud, quindi abbiamo la diagnostica dal giorno zero fino a che l'impianto vive, e capire quale potrebbe essere eventualmente la difficoltà o la causa di questo problema. I sistemi non sono applicati solo residenziali. Il video l'abbiamo girato brutalmente all'interno di un'abitazione. Già nell'abitazione avete visto c'è uno spazio adibito a lavoro. I sistemi si possono inserire in qualunque tipo di ambito. Sul nostro sito, se volete andare a vederlo, c'è tutta una carrellata di progetti e di referenze in tutti quegli ambiti che avete visto poco fa. Vi aspettiamo qua fuori.